Quinto appuntamento con la nostra rubrica sul gaming da smartphone e anche questo mese vi presentiamo quattro titoli più o meno recenti che riteniamo essere delle valide scelte se volete arricchire il vostro catalogo di giochi per mobile. Questo mese ci troviamo davanti ad una lunga serie di giochi di ruolo e partiamo con The Elder Scrolls Blades. Lo aspettavamo da dicembre e finalmente Bethesda ha dato il via alla fase di accesso anticipato che permette di testare il titolo sia su smartphone Android che iOS. In questa nuova avventura ci ritroveremo nei panni di un Blade, un combattente imperiale in esilio, che ritornerà nella sua città natale per trovarla distrutta e razziata. Grazie alla nostra abilità in combattimento dovremo far luce su ciò che è accaduto durante l'esilio e allo stesso tempo aiutare con la ricostruzione della città, in modo da poter accedere a strutture chiave come ad esempio una forgia, laboratorio di alchimia e molto altro ancora che ci aiuteranno nella nostra avventura. Il gioco è una doppia anima. Mischia i classici elementi della serie a quelli più caratteristici delle produzioni mobile free to play. Quindi questo significa che troviamo tutti quegli aspetti ruolistici che ci permettono di personalizzare il personaggio, partendo dall'equipaggiamento, sino alle tante abilità presenti nei diversi rami di specializzazione che ci consentono quindi, ad esempio, di arricchire il nostro PG di incantesimi, attacchi speciali e abilità che rendono sempre più complesso e articolato il gameplay man mano che aumenteremo di livello. Se quindi la componente RPG è rimasta intatta rispetto alla serie originale, così come quella esplorativa che ci porterà alla scoperta ad esempio di dungeon, selve, castelli, alcuni di questi creati manualmente, altri in maniera procedurale, purtroppo però c'è da dire che l'essenza free to play del titolo si fa sentire in ogni singolo aspetto dell'avventura. Questo infatti si esprime attraverso l'introduzione di tempi di attesa azzerabili con l'utilizzo di gemme per qualsiasi azione cruciale. Volete costruire una nuova struttura nella città? C'è da aspettare. Volete creare nuovi equipaggiamenti? Dovrete attendere. Volete aprire i tanti forzieri che vi doneranno oggetti, armi e armature? Beh, sapete già la risposta, no? Trattandosi di un gioco ancora in fase di accesso anticipato, ci aspettiamo che Bethesda possa bilanciare un po' questi elementi. In parte lo ha già fatto, riducendo ad esempio il tempo di apertura dei bauli argentati da 3 ore ad 1. Ma speriamo che le cose possano ulteriormente migliorare nel corso delle prossime settimane, in attesa del lancio ufficiale. Sì, perché sarebbe davvero un peccato rinunciare a Blades solo per questo aspetto, dal momento che il titolo offre comunque un comparto grafico di altissimo livello sui terminali top di gamma, un gameplay articolato che diventa sempre più ricco col progredire della crescita del personaggio, tante side quest e persino la possibilità di giocare completamente il titolo sia in verticale che in landscape, grazie a un doppio sistema di controllo. Insomma, Blades ci pone davanti a un'offerta di gioco interessante che rappresenta una versione ridotta e tascabile di quanto proposto solitamente dalla serie. Tuttavia, al momento bisogna scendere a patti con un modello free to play davvero un po' invasivo. Passiamo poi a Dissidia Final Fantasy Opera Omnia. Anche qui ci troviamo davanti a un gioco di ruolo free to play, ma in questo caso tutti gli acquisti in app risultano un po' meno invasivi. Si tratta infatti del classico titolo basato sulle meccaniche a gacha, e in particolare si potranno effettuare i classici pull per ottenere equipaggiamenti sempre più potenti, mentre i personaggi verranno sbloccati attraverso l'avanzamento nella campagna principale per il giocatore singolo. Come lascia intendere il nome, Opera Omnia è fondamentalmente una raccolta che include tutti i personaggi più celebri di Final Fantasy, radunati in una realtà che vede tutti i loro universi, no, coinvolgere in questo mondo unico, dove saranno chiamati ancora una volta a combattere contro le forze del caos. Il copione alla base è quindi quello classico della serie di Dissidia, solo che questa volta viene abbandonata totalmente la componente action, in favore di una a turni che ricorda molto il CTB di Final Fantasy X. I combattimenti infatti avvengono con l'impostazione classica della serie, un party di sino a 3 eroi schierati da un lato e i nemici dall'altro. Saranno poi le statistiche e il tipo di azione svolta a determinare la velocità con cui si muoveranno tutti i personaggi coinvolti nello scontro. Sebbene quindi l'impostazione in battaglia sia quella classica, Opera Omnia comunque adotta il sistema di attacchi bravery e attacchi HP tipico dello spin-off di Dissidia. Ogni personaggio potrà quindi scegliere di attaccare gli avversari colpendo la bravery o i punti vita. Nel primo caso si andrà a ridurre questo valore per incrementare il proprio della stessa quantità,
mentre nel secondo caso scaricheremo tutta la bravery accumulata per danneggiare gli HP e infliggere quindi danni permanenti. Facendo ciò però si porterà a zero il proprio valore di bravery e questo ci lascerà esposti agli attacchi nemici, i quali potranno infliggerci lo status break, che impedirà al nostro combattente di accumulare a sua volta altra bravery e ne distribuisce un quantitativo bonus al team che ha inflitto lo status alterato. Insomma, è necessario capire quando attaccare in un modo o nell'altro, facendo attenzione a utilizzare le limitate mosse speciali o le evocazioni al momento giusto, in modo da massimizzarne il loro effetto. Tutto il gioco orbita principalmente attorno ai combattimenti, mentre la fase esplorativa è ridotta al minimo e ha il solo scopo di portarci da una cutscene all'altra per spiegarci lo svolgimento degli eventi. Il roster di personaggi tra cui scegliere è molto vario e potremo seguire la loro crescita, che ci permetterà di sbloccare nuove mosse e abilità, lasciandoci quindi ampia scelta per la composizione del party. Non mancano anche tanti eventi online, una modalità cooperativa e anche in questo caso il comparto grafico è molto curato e dettagliato. Concludiamo questa serie di RPG con Eternium, un titolo non certo recente, ma che riesce ad offrire un'interessantissima esperienza molto simile a quella di Diablo. Volete ingannare la tesa sino all'uscita di Immortal? Questo titolo potrebbe fare per voi. Il sistema di controllo di Eternium è totalmente basato su gesture e tocchi. Le prime serviranno per attivare abilità e magie, mentre i secondi serviranno per direzionare gli attacchi base o muovere il personaggio nella mappa. Potete creare sino a 5 PG e le tre classi iniziali vi permetteranno di scegliere tra il classico guerriero, mago o un mercenario, tutti differenziati da mosse e da varie abilità che ne caratterizzano il gameplay. La crescita del personaggio è affidata sia all'aumento di esperienza che al potenziamento delle abilità, oltre alla possibilità di droppare equipaggiamenti con statistiche casuali che poi sarà possibile assegnare in tempo reale anche durante una missione. Non manca anche un completo sistema di craft che permette al giocatore di accedere a oggetti sempre più potenti sfruttando i drop raccolti nelle istanze o nelle missioni. A differenza degli altri titoli presentati nella rubrica di questo mese, Eternium può anche essere giocato in assenza di una connessione ad internet. Anche in questo caso gli elementi freemium sono ancora meno invasivi rispetto a Blades, ad esempio, visto che si limitano all'utilizzo di gemme per l'espansione dell'inventario, per l'apertura di alcune casse sparse nei vari livelli o per ridurre ad esempio il tempo di potenziamento delle skill, le quali comunque potranno continuare ad essere utilizzate anche se sono in fase di potenziamento, quindi non è strettamente necessario ridurre questa tempistica. Eternium offre diverse opzioni di personalizzazione per quanto riguarda le impostazioni grafiche ed è possibile impostare dettagli molto elevati e i 60 frame per secondo sui dispositivi più potenti. Per quanto possa sembrare un titolo apparentemente semplice, è facile trovarsi nella situazione in cui vengono visualizzati molti nemici e elementi a schermo e noi non abbiamo mai riscontrato alcuna incertezza. Eternium è quindi un gioco di ruolo action che non vi porrà mai davanti a un paywall o a meccaniche pay to win e che quindi non può mancare sul vostro dispositivo se siete amanti del genere. Concludiamo la lista di questo mese con un gioco di corse automobilistiche, Gear Club, sviluppato da Eden Games, nota anche per titoli come la serie V-Rally e Test Drive Unlimited. Il gioco nasce su smartphone, ma è arrivato anche su Nintendo Switch, anche se questa versione è sicuramente quella meno consigliata, visto che si tratta di un porting del gioco mobile, però riproposto a 50 euro. Su smartphone invece sparisce il prezzo d'ingresso, ma troviamo i tipici elementi free to play, in particolar modo legati al potenziamento dei veicoli e della nostra officina, che ci permetterà appunto di interagire con le varie parti dell'auto, modificarne l'aspetto, le decalcomanie e molto altro ancora. Gear Club si distingue da molti altri titoli arcade di questo tipo per la scelta di tentare un approccio leggermente simulativo che può essere apprezzato in particolar modo utilizzando un controller esterno. In questo modo, infatti, è possibile impostare il controllo dei tanti veicoli su licenza presenti in una modalità completamente manuale. Oltre a ciò, si possono ridurre notevolmente i sistemi di assistenza alla guida in modo da avere il pieno controllo del mezzo e poter quindi trarre tutte le potenzialità per ottenere i tempi migliori. Gear Club offre comunque una lunga campagna per il giocatore singolo e arricchisce il gameplay con la possibilità di riavvolgere brevemente il tempo. Il comparto tecnico non è certo tra i più avanzati nel panorama mobile, ma offre comunque un livello di dettaglio soddisfacente, specialmente per le vetture, e regala un feeling vagamente retro che vi riporterà indietro di qualche generazione. Gear Club comunque rappresenta un'ottima alternativa ai vari Asphalt, Need for Speed e persino all'ormai sin troppo vecchio Real Racing 3. Non è il titolo per chi cerca gare al cardiopalma fatte di accelerazioni con il NOS, incidenti spettacolari o altro, bensì è più adatto a tutti coloro che vogliono mettersi alla prova, magari pad alla mano,
con un gioco che non può certo essere simulativo, ma che comunque offre un gradino di sfida un po' più elevato rispetto ai classici arcade. Anche per questo mese quindi è tutto, per consigli, suggerimenti, per farci sapere se siamo piaciuti i giochi che vi abbiamo proposto, lasciate un commento, un like se vi è piaciuto il video e non dimenticate di consultare l'articolo linkato in descrizione. Ci vediamo il mese prossimo, ciao!